Il maltempo che dura ormai da 3 giorni ha dato solo poche ore di tregua alla nostra provincia. Riprese le intense piogge in pianura e le nevicate in montagna. Allerta arancione della Protezione Civile anche per la giornata di domani. Ogni anno nascono in media 6 bambini in crisi d'astinenza da farmaci, droghe o altre sostanze chimiche assunti dalla madre durante la gravidanza. Il primario Giacomo Piasucci, per fortuna, sono pazienti curabili. I prematuri sono invece 150, per loro donati indumenti. Secondo le accuse, provò a far esplodere il proprio bar a Gropparello con 2 bombole di gas. L'ex titolare è stato condannato a 3 anni e 4 mesi. È in corso a Palazzo Farnese un delicato intervento di restauro degli stucchi negli appartamenti del Duca Ranuccio. I primi risultati in anteprima su Telelibertà. Domenica storica per la Gas 6 Volley. Nella vittoria su Monza, l'eterno Fox Fay ha stabilito il record di punti nel campionato italiano, 9.689. Calcio, colpo esterno del Piacenza a Fano, tutti i servizi del fine settimana nel TGL Sport e alle 20:15 torna Zona Calcio.